Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati su Pokémon versione argento Soul Silver. Prima di iniziare, se volete supportarmi, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Cosa è successo nello scorso episodio? Abbiamo battuto l'ultima capo palestra, ovvero Sandra, e abbiamo vinto anche l'ultima medaglia. Poi siamo tornati qui a Borgo Foglianova e abbiamo parlato con il professor Helm che ci ha detto di tornare dalle Kimono Girl, ovvero ad Amarantopoli. Però prima di andare io vorrei dare il condividi esperienza a Lapras, visto che presto ci servirà a cascata e quindi dobbiamo momentaneamente toglierlo e mettere per forza Poliwag. Non ho intenzione, non voglio insegnare cascata a Lapras dato che ha già Surf, quindi dovremo toglierlo. Quindi gli diamo il condividi esperienza e partiremo proprio con lui, tra l'altro. Allora, Crobat, volo. Violapoli, tu hai Amarantopoli, Azzalina, Fiordoropoli. Oh, dove sta? Olivinopoli, eccolo qui, Amarantopoli. Ebbene, eccoci qua. Il teatro è questo qui. Non c'è anche Nabbo. Forse perché c'hai i Pokémon a livello troppo basso, caro Nabbo. Ok. Noi probabilmente le batteremo. Queste Kimono Girl hanno tutte le evoluzioni di Eevee. Infatti, dopo aver battuto le Kimono Girl, potremo catturare Lugia, ed è quello che farò dopo averle battute tutte. Sì. Umbreon, l'abbiamo anche noi. Livello 38. Proviamo a usare intanto Stordiraggio, così lo confondiamo. Nero Pulsar, ma non toglie tanto, meno male. Surf, va bene. Però colpisciti. Un altro Surf. Ah, pure lui l'ha usato. Bene. Te pareva? Cioè, lo uso io, non succede niente. Lo usa lui, ovviamente noi ci colpiamo da soli. Allora, usiamo subito una no, pozione max adesso serve. Ah, poi devo tornare anche a Fiordoropoli a prendere le Ultra Ball. Non c'è niente da fare. Oh, e uno è andato giù. Guardate quanti punti esperienza, anche perché siccome gli abbiamo dato il condividi esperienza, prenderemo anche più esperienza. Dovrebbe essere così la cosa. Lei invece ha Espeon, se non sbaglio. Infatti. Stordiraggio. Espeon è velocissimo, ragazzi. No, aspettate, eh. Preferisco usare un'altra pozione max. Perfetto. Surf. Espeon poi ha più attacco speciale e meno difesa speciale, mentre Umbreon è il contrario. Per questo abbiamo fatto prima. Molto bene. Lei invece dovrebbe avere Jolteon. Spero Flareon, almeno così lo battiamo. Subito. Perfetto. Basta un Surf.
Capirai, se Nabba ha avuto difficoltà, evidentemente aveva dei Pokémon bassissimi, meno del 38. Ecco Jolteon. Allora, io non vorrei cambiare Lapras, infatti uso. Proviamo Stordiraggio. Lo sapevo. Io lo sapevo. Però, terapia di stato. Adesso se inizia a spammare doppio di me è un casino. Bene, surf. Perfetto. L'ultimo invece è Vaporeon. E qui mi sa che ci conviene cambiare anche perché Vaporeon è d'acqua. E quindi se usiamo Surf non gli facciamo niente, neanche se usiamo Gelo Raggio. Però, prima cosa, Stordiraggio. Poi Pokémon, mettiamo ovviamente Ampharos. Ok, non toglie nulla, scarica. Basta così, credo. No. Ancora scarica e adesso fine. Ok, Camp Onda. Voglio vedere anche cos'è. Lei che ci dice? Le isole vorticose, quindi Lugia non si trova qui. Però voglio comunque andare. Aspettate un attimo, Rispondiamo a Loris, magari è qualcosa di importante. Vabbè. Allora, come prima cosa, ovviamente ci andiamo a curare la squadra, anche se non è che abbiamo subito così tanto danno, però tanto è gratuito, non dobbiamo sprecare pozioni, quindi. Molto bene. Allora. Adesso, vabbè, ma io terrei sempre Lapras a questo punto, anche se al conto di esperienza voglio tenerlo. Comunque, usiamo Crobat per volare, a parte che Crobat è rimasto a livello 44, quindi vabbè. Ce ne andiamo un attimo a Fiordoropoli. Prendiamo quello che dobbiamo prendere e poi torniamo qui. Se riesce a entrare, primo piano. Dammi le Ultra Ball. Ne abbiamo 25. Io ne prenderei altre. Altre 25 fanno 50. 30.000. Perfetto. Non si sa mai, ragazzi. Bene, adesso torniamo ad Amarantopoli. No, non voglio vedere le info. Voglio usare volo e torniamo qui. Ok, dobbiamo andare qui sopra. Sì, però qui possiamo andare avanti, credo, sempre se non sto sbagliando qualche cosa, ragazzi, perché qui non me lo ricordo proprio. Perché io so che in questo posto si può catturare Lugia se uno gioca Soul Silver, oppure Ho-Oh se uno gioca ovviamente Heart Gold. Ma vediamo lui che ci dice.
Vediamo se possiamo passare. Quindi dobbiamo andare alle isole vorticose, quindi non qui. Non possiamo passare, infatti, se non facciamo così, infatti non si trova qui. Scusate ragazzi, ho avuto un momento di confusione. Quindi torniamo indietro. Comunque Lugia vorrei catturarlo, anche perché è il Pokémon leggendario di questo gioco. Per cui prima o poi lo dovrò prendere. Ma ora posso... cioè non posso passare? Levati dal cazzo, va. Cioè non gliela fa usci. Allora, vediamo le isole vorticose dove stanno. Qui ci sta... Raikou, però io voglio catturare Suicune e quindi ce ne andiamo qui. Aspettate raga, perché voglio fare tante cose tutte insieme e purtroppo... ecco, si dovrebbe trovare qua, quindi andiamo qui, curiamo. Vediamo se riusciamo a trovare sto cazzo di Suicune. Ancora lo posso catturare sicuramente, lui è al 40, noi siamo con Crobat al 44. Io metterei Crobat perché Crobat ha malo sguardo, quindi non può scappare. Quindi se non sbaglio il percorso dovrebbe essere questo. Vediamo se è vero. No. No, perché c'è una canzone diversa quando appaiono i cani selvatici. Adesso fammi un po' vedere. Eh no. Ah, ora stanno entrambi qua. Sì, ho capito, però se io volo, allora famo così. Se io però volo, loro si spostano. E come faccio a trovarli quindi se si spostano? Merda, merda, merda. Ma stiamo andando nel percorso giusto? Sì. Che palle sto pausa, scusate. Allora facciamo così che facciamo prima. Sì, un attimo di pazienza ragazzi, perché voglio prendere assolutamente uno dei due. Preferirei Suicune per il semplice fatto che Suicune è quello, diciamo, principale di questo gioco, quindi. Quindi qua? No. Sì, 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 ci siamo ragazzi, ci siamo. Sì. Non sta neanche qui. E qui, fammi un po' vedere. Sì, si trova qui ragazzi. Eccolo, trovato. Raikou non è quindi quello che volevo io, però lo prendiamo lo stesso. Ma lo sguardo adesso non può più uscire, non può più scappare. Usiamo morso. Brutto colpo, tentenna, però non uso... usiamo stordiraggio. Ok, borza. Proviamo una Velox Ball. Niente. Mi sa che l'ho pure battuto, guarda che scemo che so, eh. Vabbè, a parte che posso ripetere questa cosa quante volte voglio. Siamo le Ultra Ball. Cioè, l'abbiamo pure sconfitto. Mannaggia, che deficiente, oh. Vabbè, vediamo un po' se riesco a trovare Suicune. Adesso no, vabbè, lasciamo stare ragazzi, facciamo magari un'altra volta. Ora con Crobat
Ce ne andiamo a... quello è il bello. Dove andiamo? Abbiamo fatto tutto. Possiamo anche tornare indietro. Le isole vorticose quali sono? Fammi un po' vedere. Che non ricordo dove stanno. Poke Gear. Ma c'è scritto qui, sì. Argento. Isole vorticose. Allora, io credo, cioè no, credo, è ovvio, qui ci sta il, come si dice, ci stanno i simboli che ci sono i vortici, quindi saranno quelle le isole vorticose. Ok, però prima, vediamo un po' se questo c'ha dei repellenti, perché... Che palle, devo tornare un'altra volta indietro. Ma forse ce l'ho qualche repellente comunque. Vediamo quanti ne ho dei repellenti. Si vede se devo prendere... Ah, ce ne ho 33, perfetto. Vabbè. Però devo attivarne uno, se no... Ah, però devo usare mulinello qua. Lo dovevo fare per forza. E questa è la cosa brutta di questo gioco, che ci sono troppe MN. Infatti apprezzo tanto quello che hanno fatto nei nuovi giochi. Lì ci sono anche due allenatori, eh. Non mi dica che serve Flash. Cioè, mi stai a trollare. Cioè dai, devo riusare un'altra volta Flash, su. Ragazzi, faccio un taglio, ci rivediamo qua. Vi ho fatto un taglio enorme perché erano troppi tentativi andati a male. È più di un'ora che sto registrando, quindi voi ovviamente vedete un video molto più corto di questo. Adesso so dove andarlo a prendere. Allora, però, dato che comunque mi ha battuto parecchi Pokémon prima, io metterei Umbreon per primo, perché Umbreon, essendo più difensivo, è quello che resiste di più. E poi siamo anche super efficaci con il morso. Quindi, adesso vi faccio anche una guida su come trovare facilmente Lugia senza che state a girare troppo. Quindi voi andate qui, qui sopra, mi raccomando non vi sbagliate perché poi è un casino. Poi scendete qui. Ah, il repellente, sì, mi sono dimenticato. Ciao Krabby. Mi raccomando, fate scorta di repellenti, se no ogni 2 secondi ci sono i Pokémon selvatici che vi rompono i coglioni. Quindi fidatevi di me. Poi da qui prendete questa scala qua. Non scendete giù, non scendete da nessuna parte, dovete prendere solo quella scala lì. Poi parlate con questo tizio, che vi farà passare, ovviamente, se avete la piuma, altrimenti non potete passare. Questo mi sembra che è logico. Bene, questa la diamo, penso, all'Apras. La do. Poi scendete con calma e circospezione, come dice quel tale Ale. Entrate qua dentro e poi presto sarete al cospetto di Lugia. Prima però devono fare il rito per evocarlo.
Eccolo, sta arrivando. Stupendo, Lugia. Perfetto, allora, vabbè, lo faccio quando sto qua davanti al safe state, quando inizia la battaglia. Facciamo il numero 5. Ok, allora, iniziamo subito con Morso. Lui non può usare delle mosse di tipo psico perché siamo immuni. Idropompa non dovrebbe darci nessun problema, infatti. Siamo ancora l'ultima volta morso. Lo sapevo. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché non è proprio facile. Si è chiuso Pallaombra? Adesso qua cosa posso usare? Perché se uso qualsiasi attacco lo shotto. Quindi fatemi fare un altro save state. 5. Proviamo a usare un altro codacciaio per vedere quanto gli levo. Perfetto. Adesso possiamo iniziare a usare le Pokéball, le Ultra Ball, scusate. Poi comunque ce ne vogliono, eh. Prima ne ho buttate tipo una trentina, quindi adesso qua potrebbe anche potrebbero anche essere di meno. Ah, devo usare, aspettate. Aspettate, sì. Non voglio che mi mandi giù Umbreon, quindi lo curo. E adesso farò un taglio finché non lo prendo. Anzi, no. Aspettiamo. Niente ragazzi, è difficile proprio prenderlo. Meno male che fallisce un'altra. Mi sa che ci ha battuto stavolta, sì. È certo che uso un altro Pokémon. Tanto vabbè, ho i revitalizzanti, quindi usiamo Crobat. Non posso usare Stordiraggio perché se si colpisce poi l'abbiamo sconfitto. Quindi usiamo. Cazzo, però se usa Extra Sense mi sa che ci one shot, eh. Allora, me l'ha buttati giù tutti tranne Umbreon. Però credo di stare nella buona strada. L'abbiamo quasi preso. Anche perché se qua finiscono le Ultra Ball, poi userò la Master Ball. Ok, l'abbiamo preso. Perfetto. Finalmente. E abbiamo preso anche il leggendario Lugia. Vuoi dare un soprannome? Ovviamente no. Ok, adesso. Dopo un'ora e 20 di video, direi che possiamo anche andare a salvare. Ok, finalmente fuori. Adesso siamo Crobat e penso che può volare lo stesso, anche se è esausto. Sì, andiamo a Fiordrisoboli, tanto è il posto più vicino, dobbiamo solo curarli. Che poi se è esausto come fa a volare? Cioè può volare però non può combattere. Comunque questa cosa non l'ho mai capita. Magari qualcuno può spiegare il senso. Ok, curiamo la squadra ragazzi. Ci salutiamo. Nel prossimo episodio inizieremo ad andare verso la Lega Pokémon. Prima dobbiamo fare tutta la via Vittoria. Quindi a voglia. Vi saluto, vi ringrazio e ci becchiamo nel prossimo episodio di Pokémon versione Argento Soul Silver. Non mancate. Ciao ciao.